Ben ritrovati in studio. Come vi avevo detto prima, abbiamo come ospite Massimo Sportelli, candidato sindaco con diverse liste collegate e forse quello più civico di tutti, un civico civico, perché. Io Che dici, sono Massimo? assolutamente civico, cioè, su questo non ho dubbi Se si fa e la gara del più civico, probabilmente vinci te. me la gioco assolutamente, me la gioco, anzi voglio proprio che questo sia il mio campo. Politica non l'hai mai fatta prima. Senti, Politica non l'ho mai fatta assolutamente. ma questi primi mesi in mezzo alla politica, come l'hai trovati? C'era stato qualcosa di strano che ti. Ti Sì, assolutamente, io sono tuttora piuttosto alieno a senti un tante alieno? pratiche. Sì, ma diciamo che comincio a entrare nel meccanismo, ma non mi diverte neanche fare i calcoli politici dal punto di vista strategico e quant'altro, una cosa che mi annoia profondamente e la considero inutile. Mi diverte invece cercare di andare avanti verso quello che ritengo essere gli obiettivi civici per l'appunto. Mi ha sempre dato noia fare le riunioni, sono sempre state riunioni, riunioni, riunioni. Anche da te funziona così? Sì, le riunioni vanno fatte perché comunque bisogna che i percorsi siano condivisi, specialmente se si vuole mettere insieme e tenere insieme una coalizione che non è strutturata in un organismo partitico, ideologico e quant'altro, ma che si presuppone solamente progetti civici per l'appunto. Quindi le riunioni mi ci sono adattato piuttosto bene. La cosa curiosa è che tanti mi dicevano: ma guarda, vedrai ora l'agenda, gli appuntamenti, le cose, non riuscirai a sostenere i ritmi e così via. Io vengo dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo delle professioni e l'agenda fitta e il Sei telefono, abituato ad averla. francamente Dio, ecco, sì, certo, si aggiunge sempre qualche cosa, però sto cominciando a lasciare qualche cos'altro, quindi non mi ha fatto paura e non è questa la cosa che mi fa sentire diverso, ecco. Senti Massimo, noi ci siamo trovati qui qualche mese fa, era appena iniziata la tua avventura, ci ritroviamo oggi con uno scenario abbastanza cambiato, il sentimento, diciamo, chiamiamolo così, che c'è in città, che tu sia quello che ha lavorato più di tutti, perché a questo punto hai quante liste collegate? Cinque? No, sono tuttora quattro, ma la possibilità che diventano cinque a Con la breve Martinella? è reale. Ma non c'è, sono contatti soltanto con la Martinella. Noi ascoltiamo tutti, anche perché, ripeto, cioè, ci siamo dati una regola perché era necessario che quello che ci tenesse insieme fosse una regola e tutti quelli che condividono questa progettualità e questo Ecco. modo di lavorare vengono ascoltati. Poi La vediamo un regola po'. quale sarebbe? Ma no, la regola è quella che non ci importa niente dei partiti, nel senso io anzi sono particolarmente sensibile all'indignazione civica, cioè se io devo pensare che ad esempio un mio candidato debba essere, come senese sto parlando, debba essere uno piuttosto che un altro, considerando interessi di un'altra città o ordini che mi arrivano dalla regione piuttosto che da Roma, è una cosa che non va bene assolutamente. Stabiliamo qual è l'interesse, la persona più adatta per questa cosa e deve essere espressione di questo territorio e non portare distanti gli interessi del territorio. Questa è una prima regola. Una seconda regola è quella appunto di essere indipendenti e di essere partecipi ad dei progetti e abbiamo già iniziato a lavorare a delle progettualità per renderle semplici e esecutive al più presto. Ecco, un altro aspetto che ti contraddistingue in questa fase qui è proprio che sei fra i più avanti anche nel programma, nel cosa fare per la città, perché il PD, l'abbiamo sentito prima, te non c'eri, ma gli ospiti di prima, è ancora in una fase, è come se fosse mesi indietro, perché devono ancora definire la lista, figuriamoci il programma. Lo stesso Luigi De Mossi ancora non sa se avrà l'appoggio della Lega oppure no, quindi sta discutendo della compagine e non tanto del programma. 5 Stelle ha sciolto il nodo da poco, quindi alla fine sei quello che è un po' più avanti di tutti. Quali sono i punti di forza del tuo programma futuro?
Ritorno alla regola, al metodo. Noi si è detto, si è studiato quelle che erano, si è studiato il bilancio per vedere le disponibilità economiche attuali, si è scelto di intraprendere delle progettualità semplici con priorità assoluta quella di dare uno sviluppo verso il lavoro e verso l'occupazione che fosse indirizzato a imprese del territorio con ricaduta pertanto anche in termini di denari sul territorio. Quindi si è suddiviso, e sono tanti i settori dove bisogna andare a operare, ma i progetti devono essere finalizzati principalmente a portare un immediato servizio. Faccio un esempio: se viene fatto uno svincolo che agevola un appalto di qualche milione di euro e viene dato a una ditta sul territorio, questo svincolo porta occupazione, porta ricaduta sul territorio, porta un circuito virtuoso, ma porta principalmente un servizio. Quindi ora posso cominciare a enumerare tutte le idee che sono state fatte, ma diciamo che per ogni settore, ogni asset importante, sono stati individuati due o tre progettazioni da realizzare nel breve periodo. È stata sviluppata, e quella stiamo per concluderla, una visione in modo tale che i singoli interventi siano una componente verso la città che vogliamo che diventi. Senti, sei un capitano vittorioso due volte, quindi come si fa a vincere lo sai. Secondo te che serve per vincere questa competizione qui? Questa competizione qui, non so, questa è una competizione che ha regole particolari. Io posso dire quelle che possono essere le cose che metto in campo. Io cerco di essere coerente, dico sempre la verità perché non riesco a dire le bugie, e quindi cerco di promettere quello che posso promettere senza stare a dire cose scontate o luoghi comuni. Per questo sto parlando di progettualità semplice, basata su uno studio, e di attuazione a step, a livelli. Senti, i tuoi detrattori dicono sì, è candidato civico, ma dentro la sua compagine ha diversi uomini politici del passato più o meno recente di Siena. Cosa gli rispondi? Ma dunque, gli rispondo che non mi sembra di avere diversi uomini politici, ma in ogni caso io non voglio un rinnovamento ad ogni costo, io voglio un interesse civico e pertanto non ho problemi a prendere se qualcosa è stato fatto di buono, anche se non deriva, non ne ho la primogenitura. Basta che mi vada verso un interesse civico. Verrà sfruttato in termini di competenza e sono risorse, ma io dico che rispetto alla compagine iniziale non c'è stato nessun ingresso nuovo in termini di persone che hanno esperienza in questo senso. Poi ci sono io, che sono assolutamente civico, assolutamente nuovo in termini assoluto, e c'è la mia lista, che comunque è garanzia di novità e di freschezza sotto questo punto. Ecco, guardiamole un po' queste liste, c'è la tua lista, poi... Dunque, c'è la mia lista, poi c'è le liste da cui, il treppiedi, che mi piace dire, da cui sono partito, che è trasversale, perché ricomprende un po' tutto l'arco, diciamo, costituzionale nel senso lato, e quindi c'è Siena Civitas, c'è Siena Aperta e c'è Nero su Bianco. Ecco, Siena Civitas mi sembra sia quel gruppo, quell'associazione che per prima ha tirato fuori la certezza che il patrimonio artistico della banca non verrà spostato da Siena, giusto? Assolutamente il suo risultato. Io vi posso dire che questa battaglia che aveva intrapresa, al momento in cui sono stato contattato dalle liste civiche, ho detto fatemi vedere che battaglie portate avanti, è stata una di quelle che mi ha colpito più di tutti e che comunque ho condiviso fin da subito. Sì, è un lavoro fatto da Siena Civitas.
Volevo dire un'altra cosa, mi sono scordato di dire che al treppiede originali, se no rimango Claudio Hanti in un altro modo, si è già aggiunto, è già in modo strutturale, quello che era il movimento civico senese, e quindi che faceva a Eugenio Neri e comunque a Giuseppe Giordano e Franco Bossini e quant'altri. Loro sono già a tutti gli effetti, fanno già parte a tutti gli effetti delle liste di sostegno di questo che mi piace chiamarlo fronte civico che si sta... Non dimentichiamolo, Eugenio Neri è quel candidato sindaco che nel 2013 ha perso il comune per 900 voti. Sì, assolutamente. È andato vicino alla... E a me fa molto piacere che con Eugenio, che conosco da una vita, perché le nostre famiglie si conoscono da una vita e sono stato a scuola con suo fratello, insomma c'è un rapporto personale che viene a radici profondissime, ma che poi ci troviamo molto, molto uniti e molto simili su tantissimi temi. E ripeto, noi parliamo di temi politici, parliamo di temi che hanno interesse civico. Io ti parlo di un politico, perché un mio vecchio amico che di conti politici se ne intende, avendo fatto, non ti dico il nome, ha fatto numerose elezioni, si è messo a fare un po' di conti come quelli che lui sa fare, e secondo lui, come il dice, sì, un conto è dire voto Tizio, voto Sempronio, poi il voto si prende se abbiamo le liste collegate, e secondo i suoi ragionamenti sei il candidato che più facilmente di altri può arrivare al ballottaggio. Dici, vedi? Ma, tutti dicevano che te correvi per arrivare terzo addirittura, ma non so se l'ha mai sentita questa storia. Ma ho sentito tante cose, però una cosa che ci ha caratterizzato e vorrei che continuasse. Se arrivassi primo invece, terzo? Ma noi si è iniziato per arrivare primi, cioè con l'umiltà dovuta in tutti questi tipi di approcci, però mi sembra di aver dato dimostrazione di coerenza, di spirito d'aggregazione, non c'è stato uno scollamento fino adesso, si parla, si condivide, se c'è qualche problematica si cerca di risolverla e se c'è qualche suggerimento che magari ci discosta da dove siamo partiti, si prende in seria considerazione e si adotta. Senti, si sente dire in giro, appunto, la Martinella, che fa riferimento all'area socialista, in pratica sì, è molto vicina a te, sta appunto vedendo se collegarsi a te come candidato sindaco, si sente di altri soggetti che potrebbero avere lo stesso interesse, e c'è un'entità politica abbastanza definita del PD, l'area Monaci, Alberto Monaci, che ha già detto che col Valentini mai. Si è fatto vivo qualcuno da quelle parti là? Dunque, io non ho avuto nessun rapporto con il Monaci. E Alfredo Monaci della tua? Dunque, Alfredo no? Monaci è in nero su bianco, per capirsi. Ma Alessandro Piccini e Alessandro, diciamo ecco, quelli che sono di maggiore esperienza politica, se si vuole usare questa espressione, sono proprio Cortonesi, il Piccini e il Monaci. Alfredo. Alberto non si è sentito da nessuno. Dunque, io, come ho detto prima, le mie anime si muovono ognuno magari in direzione, quindi dialogano, parlano con tutte le forze politiche, come tutti fanno in questo momento, per quello che ho visto non c'è nessuno che non parla con altri. Io però, quando si comincia a parlare di un ingresso, di condivisione o roba del genere, bisogna che passino alla fine dal mio beneplacito, ma che comunque un beneplacito condiviso. E per ora, mentre non nego che con la Martinella c'è dei discorsi avviati ancorché non formalizzati, e quindi una possibilità, se non probabilità, che si possa trovare dei percorsi condivisi, con le altre forze non c'è niente di questo genere qui. Si sta parlando con tanti, con tante persone, e a me fa solamente piacere riscontrare che tante, quelle che sono state la nostra progettualità viene data per scontata, e sono felicissimo. Perché inizialmente i sondaggi che sono venuti fuori ti vedevano quarto pulito, come si dice a Siena, però vedendo le liste che si sono collegate, i discorsi che si sentono in città e quello che stai facendo, comincia a essere un gruppo nutrito di persone intorno, e che ci mettono la faccia, perché se uno si
firma per stare in lista, che vuol dire metterci la faccia. Ci mettono la faccia e ci mettono anche impegno, perché noi si è lavorato duro in questi mesi intorno ai tavoli che si sono creati nei vari argomenti e si è affinato delle proposte che si intende portare avanti, e vedrete che cercheremo anche di garantirne l'attuazione in modo tale che il cittadino che ci darà fiducia saprà che quest'altra cosa verranno attuati già in un timing che si dirà, e troveremo il modo anche di garantirne l'attuazione. Questo. Non la solita, tra virgolette, promessa di politico, ma dici faremo un programma con un timing. Tipo un programma di entro i primi 100 giorni faremo questo. Sì, ora i primi 100 giorni, tra l'altro io penso che non si potrà fare neanche l'insediamento, perché con l'ultimo spostamento ora se si va al ballottaggio al 24 di giugno c'è subito il palio. Io penso che i primi 100 giorni saranno già… Sì. Però anche per questo si sta cercando di sviluppare una progettualità quasi esecutiva, in modo tale che da quando realmente saranno fatte le nomine, sarà stato fatto gli insediamenti, da quando si potrà operare, non c'è da cominciare a dire ma ora che si fa, c'è da cominciare a dire allora si è preso l'impegno di attuare questa cosa e poi quest'altra cosa. Senti, e poi chiudiamo perché abbiamo già sforato. Hai presentato già 4 liste, forse saranno 5. I punti del programma si cominciano già a vedere. Presenterai anche la squadra degli assessori prima del voto o pensi di no? Ma dunque, io sto iniziando a presentare via via le persone, l'ho fatto con la Felicia, la dottoressa Rotundo, l'ho fatto con il professor Montomoli, e l'ho fatto con Matteo Betti, e sono tutte persone che per me sono in gamba nel loro rispettivo ambito. È un gruppo da cui pescherai. Ambito, a me piacerebbe, insomma, ecco, e ho intenzione di presentarne anche altre, cioè per far vedere che quello che è stato il nostro intento, quello di scegliere le competenze, possibilmente nel territorio, perché le competenze mi devono andare da fuori, cioè metterle nel territorio e cercarle di mettere nei punti dove possono attuare le loro conoscenze, è la nostra filosofia e questa dovrà essere. Bene, allora ringraziamo Massimo, gli facciamo anche un grande in bocca al lupo e ringraziamo anche voi telespettatori che ci avete seguito, ci rivediamo mercoledì prossimo sempre alle 21 su Canale 3. Thank you.